quindi nel franchising, nel retail, nella formazione, negli ebook, gli avvocati, i consulenti, la farmacia, l'ombra, l'energia. E quindi la forza di questo libro è proprio quello che oggi non si insegna più a scuola. Parlavamo di insegnamenti e io ho tre figli, quindi oggi è la festa del papà, quindi dobbiamo dare l'esempio. Diamo l'esempio, invece di competere, cooperiamo. È difficile, ma è quello che non ci hanno mai insegnato né a scuola, né la cooperazione è la cosa più difficile, perché bisogna rinunciare a se stessi. Do la parola agli altri. No, io mi ho emozionato perché ci conosciamo da più di 20 anni e devo dire di dare un grande affare. Giuseppe? Permetta, dove sta Giuseppe? Eccolo qua. Allora, noi pensiamo che sia importante non più chi siamo, ma come siamo. Dovremmo chiederci nella vita come siamo. Quando Vittorio mi propose di fare il libro, dovevamo entrambi ringraziare Giacomo. Credo che un minuto Giacomo ce lo debba dedicare, perché è iniziato tutto da qui, vero Giuseppe? Sì, sì, sì. Vai, grazie, sì, buonasera a tutti, mi chiamo Giacomo Bruno, sono un editore e sono il papà degli ebook, oggi è la festa del papà, perché nel 2002 ho portato gli ebook in Italia, i libri digitali. E oggi però voglio dirvi un'altra cosa: come si fa a capire quando una persona è un'eccellenza? Come la si riconosce? La risposta è: andiamo a cercare chi ha scritto un libro su quella nicchia, su quel campo, su quel settore. Perché se tu hai scritto un libro di una certa nicchia, probabilmente sei un'eccellenza, hai studiato più degli altri su quello. Per arrivare a scrivere un libro ci vuole talento, ci vuole strategia, bisogna avere contenuti da dire. E la cosa bella è che tutti noi siamo eccellenze, tutti voi nel vostro campo. Qui abbiamo imprenditori, abbiamo politici, abbiamo professionisti, giornalisti, influencer. Ognuno dovrebbe scrivere un libro. Perché? Perché ci distingue, ci differenzia dagli altri. Il libro oggi è il nuovo biglietto da visita. Invece di dare biglietti da visita che finiscono sempre in secchio, diamo il nostro libro gratis, come stavano facendo loro oggi. Questo libro è già finito nelle mani di migliaia di persone, facciamolo vedere, proprio grazie a Amazon, grazie alle strategie che Vittorio ha visto insieme a me. Perché? Perché se scrivete un libro e vi fate conoscere da migliaia di persone, sicuramente ne avete un ritorno in tutti i sensi. Grazie Giacomo, è un grande corso, lo iniziamo oggi, speriamo di averti negli Stati Uniti. La parola velocemente per un minuto a Jacopo che viene da Miami e anche e soprattutto a chi viene... Angelo, dato da New York, quindi prima Miami e ho fresco, eccolo qua. Buon pomeriggio a te qui, ringrazio, sono orgoglioso di essere italiano, prima di tutto, di vivere appunto a Miami, di portare l'italianità a Miami. Ringrazio Vittorio e Massimo. E anche mio padre che mi ha dato la possibilità di essere qui con le sue, con i suoi valori. Cosa importante che voglio dirvi, voglio raccontarvi brevemente la mia storia. 18 anni, incomincio un'attività imprenditoriale in Italia, da nulla, da zero, è una catena di negozi. Incomincio ad effettuare investimenti immobiliari in Italia con enorme successo. 28 anni, che cosa succede? 28 anni, una crisi esistenziale, il mio mercato va a cadere e diciamo fatturando un certo numero economico va automaticamente a scendere questo numero. Non voglio fermarmi e scalpito e comincio a guardare il mercato americano. Vado le prime volte a Miami, vado sul Golfo del Messico, 2 anni comincio ad effettuare investimenti immobiliari e oggi sono 175 proprietà e operazioni immobiliari e commerciali che ho effettuato, con più di 35 milioni di fatturato che ho fatto negli Stati Uniti d'America e ho creato una compagnia che aiuta gli italiani ad investire negli Stati Uniti d'America, non solo nel settore immobiliare, anche nel settore commerciale, e diamo un'assistenza a 360 gradi, dai listi fino all'individuazione di locali commerciali per attività commerciali. Giacomo, grazie di essere qua, ci accomodiamo tutti fino alle 5:30. Angelo Magni, fino alle 5:30 staremo insieme, così abbiamo anche la possibilità di conoscere le persone e le altre storie che si è girato in questo corso. Angelo, prego. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Sono Angelo Magni e ho fondato I Love Panzerotti, che è una avevamo avuto il professor diretta, I Love Panzerotti, professore, ma è possibile mai? Cioè sono loro, non io, non l'ho chiamato io, ha chiamato Vittorio, quindi chiariamo i voli.
Io ho detto non lo vorrei neanche conoscere. Ci chiamiamo lì come panzato da Geronimo. Guarda, credo che posso girare. È un panzerotto solidale questo. Non c'è un panzerotto, vediamo il panzerotto pugliese, proprio con la ricetta pugliese nel mondo. Abbiamo aperto un franchising nato in crowdfunding, quindi ad agosto con un post su Facebook, in sostanza ho raccolto 70 investitori, mi sono partiti con questa avventura insieme a mio cugino. Io sono a New York da qualche mese e apriamo la prima panzerotteria settimana prossima proprio. Però proprio quando arrivo io vi trovo funzionanti divertenti. Il primo cliente, va bene. Ecco, questo panzerotto in sostanza nasce anche con l'idea di aiutare una charity che si chiama Iris Wheels. Quindi per ciascun panzerotto diamo un pasto e educazione a un bambino che si è. Vi facciamo un grande applauso, come facciamo questa cosa fortissima tra Italia e Stati Uniti, veramente mi fa molto onore. Questa storia e le altre storie le leggeremo su Eccellenze Digitali Italiane, oggi gratis nella versione online su Amazon. Angelo, io ti tolgo la parola adesso, soltanto perché non abbiamo tempo. Abbiamo ancora ad ascoltare una storia straordinaria. È appena arrivato dal Nagorno Karabakh. Un minuto a questo sindaco incredibile, di Vigo di Fassa, che è andato a portare la campana della pace delle comunità, delle minoranze etniche, religiose del mondo. Raccontaci un minuto la tua esperienza, così poi dopo ti avvicinano tutti, anche i giornalisti, perché appena tornato. Prego. Grazie a tutti voi. L'eccellenza italiana nasce sempre in un contesto spirituale. Ecco, bravo, noi siamo dalla sofferenza. Dalla sofferenza, bravo. Io sono nato e cresciuto nella Val di Fassa, che ho amministrato, e una delle azioni che ho condiviso con i miei amministratori era quella di creare una campana che ricordasse la minoranza linguistica latina per i suoi valori che aveva, ovvero il bene comune. Questa campana raccoglie gli stemmi dei comuni latini, ma anche la particolarità di avere come manto 506 stelle. Rappresentano le minoranze etniche nel mondo. Non solo, l'ho voluta tarare alla frequenza di 432 Hz, che è una frequenza non usuale nel suono campanario, ma una frequenza preziosa per Puccini, per Verdi, che la ritenevano la frequenza dell'armonia, della vita. Così che questa campana, quando suonerà i suoi tocchi di pace, uno per ogni minoranza, il 1 gennaio e il 14 agosto, perché è dedicata a Maria Vergine, farà un rintocco di armonia. È un rintocco di armonia per tutti, per avere quel dialogo unico sotto un suono che ci accomuna. Dante dice: l'amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto il mondo. Io ti ringrazio per l'emozione, per il dono della sintesi. Vi accomodate tutti, alle 5:30 lasciamo davvero questo spazio, ma io lo sto per lasciare prima di voi, ma non prima di aver dato la parola per un minuto a Luca Guigi, per due minuti, perché vogliamo continuare a parlare di solidarietà, a Paolo Falessi, vi prego di venire, e al Centro Studi che coordina Angelo Colella, che lancia il saluto.